Alla vigilia della sfida tra Pianese e Flaminia Civitella Stellana con Mister Bacci. Roberto, ripartiamo un attimo dalla sfida, l'ultima contro il Cascina. Un pareggio arrivato all'ultimo, un po' di rammarico rimane per un rigore anche non concesso alla Pianese nel finale. Sì, rimane perché la squadra ha fatto una buona prestazione, non siamo riusciti a tenere il risultato finale e quello ecco, è un grosso dispiacere, dobbiamo essere un po' più attenti e concentrati perché insomma, i ragazzi sanno che con l'attenzione e la determinazione giusta si potevano ecco, portare via 3 punti. A parte il rigore finale avevamo avuto altre 2 palle per chiudere la partita. E potevamo andare sul 3-1, ecco, quindi dispiace, però sono partite che se non le chiudi devi stare attento e se siamo più attenti e concentrati sicuramente ecco, il secondo gol si poteva evitare. Senti, domenica partita interna contro Flaminio Civitella Stellana, che gara sarà contro Lombardi Pianese? Ma è una squadra buona, l'abbiamo vista, una squadra che gioca molto bene, soprattutto quest'anno perché è partita insomma, con Rambaudi. Mio grande amico, per cui ecco, mi fa piacere rincontrarlo. E quindi ecco, è una squadra che gioca a calcio. Mi fa piacere perché è una squadra che gioca a calcio, viene su, giocherà sicuramente a viso aperto, sarà una bella partita. E quindi quando si gioca a calcio siamo tutti contenti. Senti, la Pianese come sta? Perché abbiamo visto queste due Pianese, veramente una Pianese ben organizzata, in forma, con giocatori motivati, come sta andando? Ma sta andando bene, siamo tutti a disposizione, i ragazzi insomma, sono consapevoli insomma, del campionato, delle difficoltà che ci sono, però sono anche consapevoli che, di essere una buona squadra, di essere una grande società e quindi ecco, sta soprattutto a loro mettersi in mostra, dare tutto quello che riescono a dare durante la settimana e riuscirla a riportare la domenica, perché sono ragazzi che si è allenato bene, è un gruppo eccezionale. Qualsiasi proposta di lavoro gli si propone con lo staff e la fanno sempre a 1000 all'ora, quindi fa anche piacere poter allenare dei ragazzi così intraprendenti. Roberto, per concludere, siamo in avvio di campionato, ancora è tutto prestissimo, ma che campionato si sta delineando? Che campionato sarà questo del girone? Ma è sempre un campionato difficile perché è equilibrato. Io credo che l'Arezzo sia la squadra che sulla carta ha qualcosina in più. Dopo le altre siamo tutte lì che ce la lottiamo fino in fondo. Noi vogliamo far bene, noi, insomma, il nostro obiettivo, come abbiamo già detto, è quello di centrare i playoff. L'anno scorso non ci siamo riusciti, all'ultima giornata ci ha sorpassato il Siena, diciamo. E quindi ecco, quest'anno cerchiamo di far bene, è una squadra giovane, però insomma, adesso è un po' che ci alleniamo, stiamo bene e siamo consapevoli che tante gare devono dipendere soprattutto da noi, dalla nostra voglia, dall'entusiasmo, dalla determinazione che abbiamo ogni partita dopo partita.